Allora, oggi lezione dedicata ancora alla filosofia del Rinascimento e trattiamo il pensatore, il filosofo, l'intellettuale che forse più di tutti incarna lo spirito rinascimentale. Oggi parleremo di Giordano Bruno. Giordano Bruno è un filosofo eclettico, è astronomo, un naturalista, un esperto di tecniche della memoria e attratto e affascinato dalla magia. Non è uno scienziato nel senso poi moderno e galileano del termine, è veramente uno scrittore di opere teatrali, è dotato di una grandissima penna, di un'ironia arguta. Ci troviamo di fronte dunque ad un intellettuale a 360 gradi. Intellettuale che ha incarnato anche lo spirito di libertà, di indipendenza e autonomia di molti intellettuali rinascimentali del Cinquecento e lo ha incarnato, potremmo dire, in maniera definitiva, perché è colui che è morto per le proprie idee. Dunque Giordano Bruno è diventato il simbolo della libertà di pensiero. Le giornate anche dedicate alla libertà di pensiero sono giornate festeggiate appunto nel febbraio, proprio quando Giordano Bruno nel 1600 viene arso vivo in piazza Campo dei Fiori in seguito a un processo durato più anni che la Santa Inquisizione ha portato contro di lui, ha condotto contro di lui. Al processo di Giordano Bruno dedicheremo un'intera lezione, la farete anzi voi, e oggi vedremo il pensiero di Giordano Bruno. Il pensiero di Giordano Bruno è ciò che lo ha condannato a morte. Ha anche una condotta di vita libertina, Giordano Bruno, nel senso che è un amante del mangiare, del bere, è un amante del gioco, delle donne e conduce anche una vita sregolata. Però oltre alla vita, ovviamente è il pensiero che turberà gli accademici e turberà soprattutto la Chiesa cattolica impegnata in una battaglia nell'ospedale del Cinquecento contro i luterani, contro i protestanti, e impegnata all'interno della cosiddetta Controriforma a osteggiare la circolazione di tanti libri. È stato messo al bando il libro di Copernico. Giordano Bruno invece è un convinto copernicano, dunque c'è l'indice dei libri proibiti, c'è dunque un tentativo di chiusura nei confronti di tutta una serie di progetti di intellettualità, di cambiamenti, di riflessioni, di filosofie, di spinte che mettono in discussione il primato culturale della Chiesa. Non dovete pensare che la Chiesa non abbia capito che il geocentrismo è superato, lo ha capito. Lo difende fino all'ultimo per non perdere un ulteriore elemento di forza, di egemonia. Ha già perso la centralità dell'impero, la Chiesa non è più l'impero, ha già perso l'egemonia in ambito della cristianità come unica religione europea perché si è divisa, perché la cristianità si è divisa in ortodossi, protestanti, i protestanti in ulteriore altre chiese si sono divisi. Dunque la Chiesa sta veramente vedendo crollare un mondo. Difendere il geocentrismo contro il copernicanesimo diventa una battaglia vitale, persa diventa una sconfitta esiziale, cioè una sconfitta mortale. È chiaro? La statua di Giordano Bruno oggi svetta a Campo dei Fiori, voi le prossime andrete a Roma, passate a visitare, è anche un po' la piazza in cui molte battaglie per i diritti civili, ad esempio del movimento del Partito Radicale, di Emma Bonino Marco Pannella ha visto appunto protagonisti, in quella piazza molte battaglie radicali o di chi ha combattuto per i diritti civili si è recato in quella piazza li ha visti i protagonisti. Perché? Perché è un po' la piazza simbola delle libertà di pensiero, di opinione, per i diritti civili, per le libertà individuali e collettive. Perché c'è una statua? Alcuni di voi mi hanno chiesto prima. Ma questa statua fu costruita nella seconda metà dell'Ottocento, in piena unità d'Italia, da una dirigenza, lo sapete, italica, lo vedete tra poche settimane, di ispirazione liberale, democratica, a volte anche radicale, anticlericale. L'Italia è una stranezza. L'Italia è stata unita e fondata, l'Italia cattolicissima, da un gruppo dirigente animato anche da posizioni anticlericali. Tant'è che dopo la breccia di Porta Pia, Papa Pio IX emana appunto
appunto un non expedit, cioè non riconosce l'Italia. C'è un conflitto durissimo tra la Chiesa Cattolica e il gruppo dirigente liberale che governa l'Italia. Quel gruppo dirigente fa costruire a Roma, vicino al Vaticano, vicino a San Pietro, una statua di Giorgio Bruno che volge le spalle al cupolone con un cappuccio oscuro. Lui ha un volto dunque tenebroso, il volto di colui che in punto anche di morte non ha chiesto perdono, non ha temuto, anzi si dice che tutto il viaggio in cui lui è stato portato dal carcere, poi del Vaticano, al Piazza dei Campo dei Fiori, abbia bestemmiato. Bestemmio vuol dire ha ingiurato contro il Dio cattolico, contro le autorità ecclesiastiche, e nella piazza in cui è stato arso vivo il gruppo dirigente liberale italiano gli ha costruito una statua che volge però in modo anche provocatorio le spalle al cupolone con un volto appunto oscuro a testimoniare anche un periodo appunto tenebroso anche della storia della penisola italica in cui ovviamente la libertà di pensiero non vi era. È chiaro? Pensate che quando Benito Mussolini stipula i patti lateranensi con la Chiesa Cattolica, patti lateranensi che stabiliscono che l'Italia riconosca la Città del Vaticano come Stato autonomo, ma la Chiesa Cattolica Romana riconosce l'Italia, tra le cose che chiede il Papa, tra le cose che chiedono le gerarchie ecclesiastiche, nel riconoscere l'Italia, una postilla, un aneddoto che vi racconto, di quello di abbattere la statua di Giordano Bruno, sono nel 1929. Benito Mussolini, che da giovane era anticlericale, socialista, ma era fervente anticlericale, che ha scelto invece un patto con la Chiesa per governare l'Italia, perché per governare l'Italia serve anche al fascismo un patto con la Chiesa, vuole però salvare quella statua e gli dice: ma lasciamola pure lì, tanto dopo tanti anni di nostra alleanza fascismo-cattolicesimo, più nessuno si ricorderà di Giordano Bruno. Dobbiamo dunque la permanenza di quella statua in Piazza di Campo dei Fiori a quel Benito Mussolini che invece in parte ha piegato l'Italia al cattolicesimo. Se ci siete, dopo questa brevissima introduzione, iniziamo a vedere il pensiero di Giordano Bruno. Allora, Giordano Bruno è una grandissima personalità, vi dicevo, filosofica. Nasce nel 1548 a Nola, ancora come per Bernardino Telesio, rappresentante di quella filosofia, di quella sapienza del sud Italia, e morirà appunto nel 1600 in seguito al processo al rogo presso Campo dei Fiori. Dunque muore appunto a 52 anni. Ha una vita movimentata, viaggia per tutta l'Europa, a Parigi, Londra, e poi terminerà, quando ormai è braccato dalla Santa Inquisizione, terminerà a vivere a Venezia, ma poi per un intrigo di palazzo, per un intrigo politico tra Venezia e Roma, verrà consegnato alla Santa Inquisizione. Quella Venezia in cui lui pensa di trovare, diciamo, rifugio, asilo politico, lo venderà, lo baratterà, lo cederà appunto all'Inquisizione a Roma. E lì inizierà un lunghissimo processo che terminerà appunto con la non accettazione della condanna. Non so di cosa pentirmi, non voglio pentirmi, e dunque in maniera netta ci sarà il rifiuto della viura. Non ho di che pentirmi, non so di cosa pentirmi, non voglio pentirmi. Dunque tre no netti a Giordano Bruno. Vediamo il pensiero di Bruno. Vi dicevo, una grande personalità filosofica che rifiuta in maniera netta l'aristotelismo. È un naturalista, ma è un naturalista anti-aristotelico. Rifiuta il geocentrismo, l'idea di un universo chiuso e limitato, tipica di Aristotele, e recupererà invece una visione di universo e di Dio già in parte elaborata da Niccolò Cusano, che è un neoplatonico. Vi dirò alcune cose su Cusano tra poco. Dunque, rifiuta l'aristotelismo e recupera il neoplatonismo di Cusano. È un vero e proprio cantore della natura. Pochissimi autori hanno cantato, esaltato la natura come Giordano Bruno. È veramente il poeta filosofico della natura. La natura è l'orizzonte entro cui l'uomo deve vivere,
e termineremo la lezione con il mito di Atteone, nel quale Giordano Bruno ci dirà che l'uomo deve farsi natura. La libertà consiste nel diventare natura, nello sciogliersi nella natura. Pagine bellissime, le vediamo dopo. È un esaltatore della rivoluzione astronomica copernicana, è un copernicano. Giordano Bruno e Galileo saranno due copernicani quando Copernico stesso ufficialmente non è più copernicano, perché Copernico, al richiamo della Santa Inquisizione, abbandona l'insegnamento della sua nuova visione eliocentrica. Continuerà ad essere chiaramente eliocentrico Copernico, ma presso l'università dove insegna non esporrà più la teoria eliocentrica. Chi raccoglie il testimone dell'eliocentrismo? Giordano Bruno. Cioè Giordano Bruno andrà in giro per le università europee ad esaltare le teorie eliocentriche di Copernico quando Copernico non le presenta più perché ha paura, ed è umano avere paura, ha paura di essere processato, di essere condannato. Dunque Copernico ha di fatto rinunciato ad insegnare le sue teorie eliocentriche, non figlie dell'osservazione, sarà Galileo, ma figlie di calcoli matematici. Invece Giordano Bruno esalterà il copernicanesimo. E dunque la rivoluzione copernicana, astronomica, avviata a metà 500, troverà un esaltatore, un cantore, un teorico in Giordano Bruno. Qual è la grande, diciamo, riflessione di partenza di Giordano Bruno? Ad esempio, nell'opera La cena delle ceneri esalterà Copernico e presenterà la sua visione poi di universo, La cena delle ceneri, una delle opere copernicane di Giordano Bruno. Beh, il punto di partenza è l'infinito. Giordano Bruno è l'artefice della moderna concezione di infinito. Dobbiamo la moderna concezione di infinito a Giordano Bruno. Che cos'è infatti l'universo per Bruno? L'universo bruniano è uno spazio infinito, aperto, costituito da infiniti mondi. Dunque il naturalismo, l'astronomia bruniana, che non è figlia, vi ripeto, dell'osservazione del cannocchiale, è un'intuizione naturalistica, è un'intuizione che deriva dall'aver studiato anche Copernico, da aver studiato Cusano. L'intuizione di Bruno è: l'universo non ha limiti, è un senza limiti, è un infinito spazio aperto costituito da infiniti mondi. Immagine bellissima questa, un universo senza, è l'autore contro i limiti, anti-limiti, anti-barriera, e questa sua libertà di pensiero nasce anche ovviamente dalla sua riflessione filosofica, dalla sua riflessione filosofica. L'universo, questo spazio infinito, da cosa è governato l'universo? L'universo è governato da un principio primo, infinito, che è Dio. Dio in questo caso è il principio primo che governa il mondo, è mens super omnia, e mente sopra vuol dire superiore, al di là di ogni cosa. Dio è il principio primo che governa la natura, essendo al di là della natura, cioè trascende come mens super omnia la natura e le cose. Ma da questa mente super omnia, al di là di ogni cosa, cosa deriva? Deriverà da un principio infinito, effetti infiniti, ragionate ragazzi, da un principio infinito, da una causa infinita, mens super omnia, non potranno derivare effetti finiti, perché se una causa è infinita, l'effetto di quella causa sarà infinita. L'infinito, l'effetto. Dunque, gli effetti che derivano da una mente infinita sono infiniti, cioè la natura, l'universo è infinito, perché è governato, causato da un Dio infinito. Ma Dio, che è mens super omnia, non è soltanto quello. Dio è anche mens insita omnibus, cioè Dio è anche dentro tutte le cose, cioè Dio è l'anima del mondo.
Dio è il principio che causa e governa il mondo, ma Dio è anche dentro le cose del mondo, dentro la natura. Per Giordano Bruno, forma e materia, idea e cosa coincidono. L'idea di Platone e la cosa reale, che per Platone sono opposte, trascendenza. La idea trascende le cose, c'è l'idea di cavallo e c'è il cavallo, c'è l'idea di uomo, c'è l'uomo, c'è l'idea di albero, c'è l'albero, c'è l'idea di bene, ci sono le cose buone. Per Giordano Bruno ci siete, idee e cose coincidono, forma e materia coincidono, Dio come causa e Dio come effetto coincidono. Giordano Bruno sostiene che Dio coincide con la natura. Mens super omnia, mens incita omnibus, sono due facce di un'unica medaglia, l'universo infinito. Ve lo rispiego, l'universo infinito, Dio infinito. Dio coincide con l'universo infinito coincide con Dio. Dio è l'universo, l'universo è Dio. Dio è la natura è Dio. Dio è natura, universo è Dio. Dio, natura, universo infinito coincidono. Vuol dire che per Giordano Bruno, quell'albero è Dio. La luna è Dio, voi siete Dio, io sono Dio. Non Dio nella totalità, ma degli aspetti di Dio. Noi siamo aspetti di Dio, noi siamo parte di Dio. Quel fiore, quell'albero, noi. Sta nascendo chiaramente una filosofia panteista della tolleranza, sia religiosa, e del rifiuto della guerra, perché quando uno ha una concezione panteistica del mondo, secondo la quale Dio è in tutte le cose e tutto è coincidente con Dio, ma come si fa a avversare la natura? In ogni cosa c'è Dio, in ogni cosa c'è l'infinito, nella singola cosa. C'è il rimando all'infinito, tutto l'infinito è in una singola cosa, ma la singola cosa è una porta verso l'infinito. Giordano Bruno, è chiaro? Dovete fare un salto, ragazzi, dovete provare a seguirmi, ma soprattutto seguire, perché io faccio altro che fare il portavoce di Giordano Bruno, a seguire il pensiero di Giordano Bruno. Dovete immedesimarvi in lui e provare ad accettare il suo ragionamento. Così provate a capire cosa vuol dire, altrimenti è molto complesso. Non c'è il Dio come tradizione ebraica, cristiana, islamica che abbracciano Platone, mondo di idee. Non c'è un Dio trascendente le cose, ma c'è Dio che coincide con le cose, le governa, le permea. Dunque Dio è mondo, mondo è Dio, Dio è natura, universo infinito, tutto coincidono. È un panteismo. La natura è divina. La natura è divina. Ogni cosa è un aspetto di Dio. Pertanto, questa è l'unica religione. Ed è la religione dei sapienti. Qua, ragazzi, Giordano Bruno, assolutamente pensatore ribelle e anticonformista, ci dice questa cosa. La religione panteistica della coincidenza infinito Dio è una religione difficile da comprendere, però è una religione tipica delle menti che si aprono all'universo, si aprono alla bellezza del ragionare, della filosofia, ed è la religione dei sapienti e degli uomini liberi. Mi seguite? Poi esiste l'altra religione, che è la religione dei dogmi, dei racconti, dei testi sacri, dei divieti, delle regole, ed è la religione del per il volgo. Non lo dice in maniera elitaria. Quando Voltaire, vi avevo già detto, dice:
Dio è l'architetto che crea il mondo, non interviene con pene e punizioni, ma ben venga che la mia servitù creda all'inferno, così quando io sono via di casa non mi rubano loro l'argenteria. Voltaire, ironico, grande penna, dice: al popolo ha bisogno di divieti, ed è un po' elitario di Voltaire. Giordano Bruno invece ci dice una cosa, che il popolo, in quanto in una condizione un po' di debolezza, di fragilità, di ignoranza, di non conoscenza, va verso religioni dell'obbligo, del divieto, della punizione, della premiazione, perché non riesce ad abbracciare un'idea di Dio così fuori dal comune, così anche naturale e razionale al contempo. Provate a pensare anche voi di vivere essendo panteisti. Io non sono ateo, ma dovessi credere in qualcosa, crederei a una visione panteistica. Cioè questa idea che alla fine Dio che cos'è? Dio è tutto l'universo che diviene. Dio è la stella che nasce, ma una stella che muore. Dio è un pianeta che si evolve, un pianeta che muore. Dio è la nascita, la morte, il fiore, il bambino. Stavo per dire il cane, però chiaramente poi le parole abbinate a Dio diventano difficili. Per quello mi son trattenuto. Però Dio è anche quello. Nell'ottica di Don Bruno vuol dire che in ogni cosa c'è Dio. Perché ogni cosa è manifestazione del divino e contiene il divino. Da quale filosofo prende questa idea? In parte da Cusano. Cosa voglio dire? Dio è mente superiore. Come mente superiore lo possiamo conoscere? No. Quando Dio è principio primo, mens super omnia, non è conoscibile. Ma perché se super omnia, se al di là delle cose e noi essendo delle cose possiamo conoscere Dio. Quando Dio è al di là delle cose ed essendo noi delle cose, noi non possiamo conoscerlo. Dunque Dio come essenza oltre le cose non è conoscibile. Cari scolastici che volevate dimostrare l'esistenza di Dio, Dio quando è al di là delle cose non è conoscibile. Cosa può conoscere l'uomo? L'uomo può conoscere Dio quando è mens insita omnibus. Dio come mens insita omnibus è conoscibile e noi possiamo conoscere le leggi della natura, le leggi dell'universo. L'uomo, immagine bellissima, tipicamente rinascimentale, deve conoscere i segreti della natura. Noi siamo degli indagatori della natura, degli scopritori della natura, dobbiamo essere curiosi, non voler scoprire la natura, perché la natura è ciò che si dispiega di fronte a noi, ma non è un corpo estraneo. Spesso noi uomini razionali e arroganti vogliamo conoscere la natura intendendo con essa dominarla. Bacone, lo vediamo prossime settimane. Giordano Bruno ti dice: tu non conosci la natura, non vuol dire uomo che devi dominarla. Tu sei natura, la natura è parte di te, tu devi conoscere la natura, prendi una parte di te stesso e la rapporti alla natura. L'ecologia. Giordano Bruno l'ha capita prima che ci fosse il pensiero ecologista. Per cui una filosofia di questo tipo, vedete quante cose sto aggiungendo, può essere tranquillamente ecologista, può diventare un pensiero vegetariano, può diventare un pensiero pacifista, perché se in ognuno di noi c'è Dio, uccidere gli altri per Allah, Yahweh, no guarda, per il Dio di Lutero, no per quello di Calvino, no quello di Carlo V del Papa. Le guerre di religione sono per Giordano Bruno una idiozia, sono una manifestazione della stupidità. Ora capite che a un moderno kamikaze io dovrei far andare a leggere Giordano Bruno, perché nessun Dio ti sta chiedendo di ucciderti e di immolarti uccidendo delle altre persone. Basterebbe capire Bruno. Secondo cui amare Dio, sapete cosa vuol dire? Amare la natura, amare l'animale, amare l'altro uomo, amare il mondo, perché Dio è nel mondo. Bruno è veramente un gigante. Cos'è dunque l'universo, dicevo prima, è questo spazio aperto in cui vi sono infiniti mondi ed è uno spazio in cui non c'è più il vicino e il lontano, perché nell'infinito c'è il vicino e il lontano. Esiste ancora una retta, una curva? Nell'infinito la linea retta e la linea curva si perdono, il vicino e il lontano, l'alto e il basso, e recupera, lo spiego più volte se non capite, l'idea di Dio di Cusano, Dio inteso come coincidenza oppositorum.
Per Cusano, neoplatonico, Dio è coincidenza positorum, cioè in Dio, che è infinito, coincidono il vicino e il lontano, il Gli centro e la opposti. periferia, gli opposti. In Dio l'opposto non è separato. Io qui mi permetterei di ricordare, se Dio è coincidente gli opposti, a quel punto, quasi anche Anassimandro, nell'Aperon gli opposti non sono separati ed è la coincidenza totale di tutti, l'archeo originario di Anassimandro. È chiaro, dunque, c'è un recupero, vedete, di una filosofia, quella di Cusano, o anche del mondo antico pre-aristotelico, perché Aristotele invece ci dice c'è una mente che governa Dio come atto puro, che governa l'universo mettendolo in moto. Andiamo nella seconda e ultima parte di Giorno 1 e voglio anche leggervi qualcosa. Cos'è questo uomo nell'universo? E qua mi spingo, io sono un po' bruniano, lo sto un po', sono un po' spingendo oltre, pacifista, eccetera. Sono tutte interpretazioni che vi do io, da cosa si potrebbero nascere. Io arrivo agli alieni, concetto Bruno. Perché? Perché Giordano Bruno a un certo punto dirà: l'uomo non è nessuna creatura prediletta da alcun Dio messa al centro dell'universo. Dio è una forma di vita nell'universo, punto. Non vi parlo di alieni, è una mia forzatura, ma lui vi dice che Dio non crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio è tutta la natura che si evolve. Dio è la stella, è Marte, è la Luna. Dio oggi potremmo dire che sarà anche il buco nero, va bene Dio. Dio è la materia o anche l'antimateria. Dio è tutto ciò che è universo. E l'uomo è una forma di vita nell'universo ed è anche l'uomo in una posizione probabilmente tra le tante. Dio che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza e poi dalla costola di Adamo, un mito un po' maschilista, creerà la donna. Quel passaggio, Bruno, lo bypassa completamente. Dunque, tutti gli enti nell'universo sono da valorizzare, perché tutti gli enti sono divini. Ecco il primo film che viene in mente, Incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg di fine anni 70, è il film che più di tutti ci fa vedere un incontro tra gli alieni che non sono quelli che piacciono di più poi al cinema perché sono divertenti, cattivi, così facciamo la battaglia o nei videogames, no? Gli alieni arrivano e vogliono comunicare con noi e sceglieranno un linguaggio universalmente conoscibile e spendibile, la musica e la matematica. E dunque nel film di Spielberg gli alieni e gli umani cercano di comunicare attraverso un linguaggio intergalattico che sarebbe la musica. Ma qua mi fermo, la tolleranza bruniana è figlia di quest'idea, ogni ente è valorizzabile. E purtroppo, vedete ragazzi, che quelle religioni cominciano a dirti ma il bianco o ma il bigiallo, no ma guarda che l'uomo ha creato Dio, ma perché le hanno usato? Serena, i cattolici in giro per il mondo, ma anche i cinesi, i loro testi magari sacri o politici per dimostrare la loro superiorità. In Aristotele non c'è scritto che gli indigeni, ma nella Bibbia non c'è scritto che. Giordano Bruno dice: ma quelle sono forme storiche di religioni. Vi è un'unica religione universale, che è l'infinito Dio che si manifesta nell'universo. È chiaro? Chiudo con due opere, quelle che vi ho segnato. Lo spaccio della bestia trionfante, capolavoro assoluto, gli eroici furori, difficilmente leggibile, io ne ho letto degli estratti, è un po' difficile anche da leggere e vorrei presentarvi alcuni passaggi, alcuni contenuti. Partiamo dallo spaccio della bestia trionfante. L'uomo è una parte di Dio e come Dio partecipa ovviamente alla creazione. L'uomo è divinità creatrice, non perché è Dio, ma perché è una parte di Dio. Ma cos'è avvenuto, ragazzi, nella storia dell'umanità? Cos'è avvenuto? Dalle pitture rupestri all'arte di oggi? Dalle piramidi ai grattacieli? Perché l'uomo ha fatto questo? Perché Dio è potenza creatrice, pregoverna l'universo e così l'uomo è piccola potenza creatrice. L'universo è Dio che si evolve. Dentro questa evoluzione di Dio,
C'è l'uomo, l'uomo è potenza creatrice e ha delle capacità. Le capacità umane sono capacità di contemplare il mondo, capirlo e trasformarlo. Come facciamo a capirlo il mondo? Con l'intelletto. Come facciamo a trasformarlo? Con le mani. Dio è soprattutto mano. La mano è la cosa più divina che c'è nell'uomo. Ragazzi, mai nessuno l'ha detto. Cosa c'è di divino nell'uomo? L'intelletto. Vale per i platonici, gli aristotelici, gli scolastici. Non vi ha detto che non è intelletto, provate a seguirmi. Ma quando guardate le piramidi e dite, genio. Quando guardate Leonardo da Vinci, genio. Cappella Sistina, genio. Dite Picasso, genio. Ma tutto quello è stato fatto con la mano. Senza la mano l'uomo sarebbe una bestia. L'intelletto differenzia l'uomo della mano, dall'uomo dall'animale, ok? No, non soltanto. Ciò che differenzia l'uomo dall'animale non è solo l'intelletto, ma la mano. Non siamo qua al darwinismo, al pollice opponibile della scimmia, che è un altro periodo, un'altra epoca, un'altra filosofia. Ma Giordano Bruno ci dice che l'intelletto senza la mano è impotente, così come la mano senza l'intelletto non vedrebbe. La mano ha bisogno dell'intelletto per vedere, l'intelletto ha bisogno della mano per fare. Io penso che la genialità di Giordano Bruno la state capendo. Per Giordano Bruno c'è del divino nel fabbro, per Giordano Bruno c'è del divino nel pittore, c'è del divino nel panettiere, magari ve ne accorgete quando avete la pizza che vi piace, qua c'è di più di divino che una pizza fatta bene o che non so, dei chantilly. Lì c'è la divinità, nell'opera del pasticcere, perché trasforma la natura producendo qualcosa che ci appaga i sensi. È chiaro, lo spaccio della bestia trionfante, l'uomo si è allontanato dalla bestialità con la mano che ha prodotto ciò che l'intelletto gli ha guidato, gli ha indicato. Chiudiamo con l'ultima opera, vi leggerò un estratto, poi a pagina 26, degli eroici furori. Degli eroici furori è considerato il capolavoro bruniano di Giordano Bruno ed è l'opera in cui Giordano Bruno esalta l'amore per la natura. E platonico in questo caso prende il concetto di Eros di Platone. Ragazzi, Platone ci ha fatto molti regali, forse ci ha anche un po' incatenati con questo suo impianto metafisico, ma Platone vi ha regalato un'idea di amore che nessun grande filosofo è mai più riuscito ad eguagliare. Che cos'è l'Eros? Per Platone l'Eros è slancio vitale, è ciò che rende la vita degna di essere vissuta, perché l'amore per, certo, il corpo, l'anima, per le stelle, per la matematica e per la conoscenza. L'eros è dunque slancio vitale, l'eros è contemplazione, azione, l'eros è follia. Per Platone, l'uomo folle è l'innamorato. L'innamorato è quel folle che vive la vita essendo innamorato, andando oltre la morte. Nel simposio, Platone farà dire, ad esempio, ad Agatone, che chi è innamorato non ha mai paura della morte. Perché la morte non lo spaventa, perché sta sempre vivendo, sta progettando, sta scoprendo e quando arriverà la morte lo coglierà pronto perché ha vissuto. Cosa dice Giordano Bruno? Giordano Bruno dice che l'eros è quello slancio vitale che anima l'uomo e l'amore che l'uomo deve vivere è l'amore per la natura e l'universo. L'amore più alto è quello verso l'universo. L'uomo deve abbracciare in maniera onnicomprensiva la natura. La natura non è nemica. La natura va vissuta, la natura va amata. E per spiegarci questo ricorre a un mito, al mito di Atteone. Atteone è un giovane cacciatore che un giorno esce e va a caccia. E a caccia cosa fa? Vede la dea della caccia, Diana, nuda. Vede Diana nuda e rimane rapito dalla bellezza della dea, ma la dea, accortasi di Atteone, lo trasforma in un cervo. Atteone esce da casa con le armi del cacciatore,
va nella natura, vede la dea della natura e la dea anche poi della Diana, no? Ok? Dea della natura, della caccia, di tutto quello che è proprio spinto, impulso naturale, la vede nuda, rimane rapita perché la bellezza di un corpo armonico, Botticelli, siamo questi anni, la bellezza poi della donna armonica come emblema di appunto perfezione di idea, di forma, di slancio, di pienezza. Ebbene, questa dea rapisce gli occhi di Atteone, il quale, partito per cacciare, si rende conto invece che deve guardare la natura, deve osservarla, e è completamente rapito. La dea lo vede, lo trasforma in cervo. Il cacciatore diventa preda. Rovesciamento dei ruoli, Atteone esce per cacciare, ma diventerà lui un cervo, cioè un animale da cacciare, da preda, da cacciatore a preda, un rovesciamento. Dunque, l'uomo cosa deve fare? Deve abbandonarsi agli eroici furori della vita. Bisogna abbandonare i desideri bassi e volgari e allanciarsi verso gli alti furori. Vi faccio questo esempio. Voi avete una vita da vivere, avete oggi un pomeriggio, potete studiare, va bene, ok, tante cose. Perché anziché vivere dei bassi furori, cioè delle mediocrità, voi non scegliete di vivere degli slanci vitali forti? Bruno, inebriato di vita e di natura, dice: l'uomo tra vivere come una bestia di bassi furori e vivere come un uomo folle di grandi furori di amore verso la natura e l'universo, perché non sceglie la seconda via? Dunque, Bruno celebra la natura che diventa il vertice della filosofia. Il filosofo è una freccia tesa verso la natura. Il filosofo è uno slancio vitale verso l'universo. Il filosofo è impulso vitale e nell'impulso vitale c'è il senso della vita. La vita va vissuto nella natura, non contro la natura, per la natura, non al servizio della natura, ma insieme alla natura. Ecco dunque Giordano Bruno, filosofo, dicevo prima, eclettico, geniale, naturalista, filosofo di libertà. Perché amare la natura, sciogliersi in essa, significa essere liberi e non accettare i vincoli che invece ti vengono imposti dal potere politico, religioso e anche dal potere accademico.